va a Milano, il padre lo manda a Milano e lui se ne va lì, no? Va a vivere lì, comincia a lavorare a Milano e il padre lo chiama e dice: ma che fai? Dice: vado in cerca di palombi. Questo è il mio lavoro. Ho conosciuto Carmela, e vieni a Barlit, pensi a Carmela. A Carmela te la faccio conoscere prima, tu mi insulti, che mamma ha bisogno di insulti. Ah, tu mi chiami solo di insulti. Mamma mi insulti, l'altra, la prima settimana, la seconda settimana. La terza settimana, l'altra, la mamma ha insulti, diciamo, ma che? Ma sta calma, ciao, fai canasci. Va bene, papà, la convinco e veniamo giù. Iniziamo per Carmela, Carmela, ma c'ha pesce, ma c'ha canasci, papà e mamma, che ha c'è stato solo con la mano di insulti. Allora, praticamente, venuto a essere lì. Dice la Carmela, parla di questo diventa finale. Perché Carmela è morta su carta la mano da panzerone. È tutto. Fenomenale. Allora, arriva alla stazione, dice: no, io se mi voglio non sono così. Arriva alla stazione, l'altra come va da Carmela da scendere oltre. Ah, ma che sei? Cioè, che sei stato tu quando ti prova fino a sta cacca in dopo fino a malare. E c'è marca, c'è una sciabanaca, sennò a cominciare a cucinare. A cominciare a cucinare cose, vamo nei nidi a cucinare. Faccio, mamma, ti posso dare una mano? Sto non andate mano io, vatti andare da matto. Non andate mano nessuno. Sembra un po' mano per sempre. Tu non andate mano nessuno. Ma scusa, io non ti ho detto niente. Vatti andare a sette, che favore. Guarda, mamma, posso portare le posate? Non andate mano nessuno, ma da sì, che favore. Ma che cazzo, ben beccia la terra, faccio, ma fermo a capire una cosa, ma che non la potevo dire prima, ma tu a Carmo la bocca no, figlio me, ma pure che mezzo.